Bari, dove fra un po' avrà inizio questa 21esima edizione della sfilata. Che succede? Come mai lei in maschera abbraccia il primo cittadino? Diciamo, sono una maschera, in queste occasioni le maschere sono cordiali, ma lo saremmo sempre col sindaco Netti, diciamo. Sindaco, non possiamo fare un'intervista istituzionale, ma deve essere, insomma, gogliardica, deve essere allegra. Esatto, ho visto che ancheggiava con la maschera tipica. Che significa? È un gesto particolare? Un gesto particolare di considerazione rispetto ad una tradizione, quella sanmichelina con la maschera tipica, le cui origini si perdono alla notte dei tempi, quindi per noi un valore assoluto. Il Carnevale di San Michele è la manifestazione più importante che noi abbiamo, perché coinvolge tutta la cittadinanza, quindi è un fatto che dà grossi risultati a San Michele e non possiamo far altro che sostenerla e soprattutto riverire questa maschera che tanto bene ha fatto a questa comunità. Lei sa bene i nostri legami, miei in particolare, con le tradizioni di San Michele, insomma, è un piacere ritornare e rivedere tanta allegria, tanti cittadini che, anche se con una semplice iniziativa, partecipano e si divertono. Sì, bisogna ringraziare la parrocchia che con un comitato organizzatore da 20 anni ha messo su questa splendida manifestazione l'ultima domenica di Carnevale, per far divertire tutti quanti insieme, i bambini, le varie associazioni, i grandi, quindi che comunque è una manifestazione che si aggiunge a quella che notoriamente è caratteristica di questo paese, che sono i festini notturni. Quindi questo arricchisce ulteriormente l'offerta, diciamo, di questo paese, e quindi per noi è motivo di soddisfazione e di orgoglio. La cultura, le tradizioni, la storia, e come si può dimenticare il passato e quindi amministrare, anche importante per le istituzioni, andando a rivalutare quelle che sono le tradizioni, ma la punta dolente poi è l'economia, le risorse che non bastano mai. Ma io su questo discorso delle risorse non sono d'accordo. Il mio motto è volere e potere. Se si vuole si riesce a fare. Noi ci siamo posti degli obiettivi molto ma molto ambiziosi, pur essendo un paese di appena 6.500 abitanti, e pensiamo di dimostrarlo, perché stanotte per esempio i festini di San Michele sono stati visitati da Vladimir Luxuria, che è un noto opinionista. Indipendentemente dalle considerazioni che ognuno di noi può fare, questa presenza ha portato, oltre all'allegria, anche un aumento dell'interesse verso questa manifestazione, così come le manifestazioni estive e la Sagra della Zampina. Con l'intervento di noti artisti del panorama musicale italiano, San Michele ha aumentato il proprio appeal. Questo lo si può fare sì grazie alle risorse economiche, ma anche ad un grande impegno. Le risorse economiche insieme ad un grande impegno rende possibile la realizzazione di questi appuntamenti. Bene, le tradizioni, ma poi ci sono i prodotti importanti. Lei ha fatto riferimento ad altre iniziative culturali, quindi sagre e altri eventi. Sì, San Michele ormai si sta caratterizzando per questo binomio tra cultura e gastronomia. Noi stiamo investendo molto su questo, in primis come risorse umane e poi come risorse economiche. L'anno scorso abbiamo ospitato per la prima volta qui anche la Pasquetta a San Michele, quindi quest'anno ci sarà la seconda edizione della Pasquetta qui a San Michele, con tanto divertimento e tanta buona gastronomia. Poi avremo altri appuntamenti che io ho detto anche in più occasioni. San Michele, per tutte le manifestazioni che ha, è un paese in cui ci si può divertire tutto l'anno, perché partiamo dal Carnevale, poi ci sono i riti a Settimana Santa, poi c'è la festa patronale, si arriva all'estate,
per poi arrivare al Natale, quindi tantissime manifestazioni per rendere più piacevole vivere a San Michele oppure venire a San Michele a condividere con noi questi momenti. Vi ho detto anche stanotte, il carnevale organizzato dai San Michelini, ma abbiamo il piacere e l'onore di condividere queste nostre esperienze con tutti gli amici che ci raggiungono dei paesi vicignori e anche da oltre la provincia di Bari. Buon divertimento allora. Buon divertimento a tutti noi. Abbiamo ascoltato il primo cittadino, ma con lui non abbiamo approfondito quella che è stata l'organizzazione e quindi il sostegno da parte del comune alla parrocchia, alle diverse associazioni che questa sera sfilano, anche dando la disponibilità di un'infrastruttura comunale. Sì, come dicevate voi, l'amministrazione si è resa collaboratrice nell'organizzazione di questo evento, che vede proprio la sinergia tra alcune associazioni del nostro territorio e la stessa amministrazione. Non è che porti via un lavoro immenso organizzare, l'importante è prevedere e fare in modo che siano rispettate le massime misure di sicurezza, perché comunque ci sono dei bambini che girano, bambini mascherati. Noi abbiamo garantito l'ordine pubblico, stiamo garantendo l'ordine pubblico grazie anche al lavoro della polizia locale che ha lavorato stanotte per garantire la sicurezza per tutto quello che è successo nei festini e sta lavorando anche oggi per garantire sicurezza, viabilità e tranquillità allo svolgimento della manifestazione. Abbiamo chiesto l'ausilio anche dal comando della polizia locale di Bari e infatti il dottor generale Palumbo, comandante della polizia locale, ha messo a sua disposizione degli uomini per poter coadiuvare gli operatori della polizia locale di San Michele perché ci sia uno svolgimento sereno e quindi non ci siano problematiche nel corso della manifestazione. Grazie, buon divertimento. A voi, grazie. Il referente della Proloco, un bentornato in questa sfilata. Sì, siamo ritornati e ci fa piacere essere ritornati con un soggetto molto semplice e molto umile che rappresenta il tirare avanti un carro per trainare le tradizioni che dobbiamo far rivivere e tutto quanto. Il ciuccio rappresenta la fatica che si fa per mantenere questo passo, insomma. Ecco, hanno dato tanto lustro ai nostri antenati, è vero? Certamente sì, perché è sempre stato il simbolo della fatica, è stato lui. E allora la Proloco di che cosa si occupa di solito qui a San Michele? Allora, noi normalmente siamo un'associazione turistica, quindi dobbiamo cercare di agevolare il turismo. San Michele ha un turismo mordi e fuggi dovuti alla nostra gastronomia e quindi cerchiamo di inglobare anche tutte quelle che sono le altre tradizioni, approfittando di questa gente che viene per fare un turismo gastronomico. E quindi abbiamo il Museo della Civiltà Contadina e anche queste tradizioni quali il festino e questa sfilata che sta prendendo piede. Signor Giovanni, vediamo i ragazzi che stanno facendo, stanno preparando i coriandoli. Stanno preparando un po' di tutto, sì, è certo, perché adesso dobbiamo partire con questa sfilata. Questa è la nostra gioventù, insomma, sono tutti collaboratori della Proloco. Sì, sì. Allora, come si chiama? Puoi benissimo intervistare lei che è una persona molto ma molto. Sì, ti chiami? Alessandra. Tu fai parte della Proloco? Sì. E perché fai parte della Proloco? Cosa ti piace? Perché penso che sia importantissimo rivivere le nostre tradizioni e promuovere comunque il nostro territorio. Ecco, il tuo abito che cos'è? Ah, io teoricamente sono una contadina, insomma, una popolana. Una contadina? Ma tu sei mai andata in campagna, giusto per sì, certo. Madonna.
qualcosa? Con i miei nonni vado molto spesso alla raccolta delle ciliegie, oppure insomma aiuto. Quindi sì, sei in maschera, ma hai vissuto anche quella che è l'attività della... queste due signore chi sono? Lei mia sorella e lei Rossella. Sono sarte, voi siete sarte? Sì, all'opera. Siete sarte voi? Esatto. A casa avete mai rammendato un calzino? Hai voglia, caspita. Che è successo? Gli cade la... Sì, gli cade la giacca del ballare. E vi lasciamo al vostro lavoro, vi stai divertendo? Sì, sì, certo. Un divertimento. Grazie, grazie. Questa è la nostra maschera tipica, l'opera. Sta dando tanto fastidio, perché anche l'anno scorso l'abbiamo vista. L'anno scorso era... Lo fa per divertirsi o proprio perché viene mandato per fare questo? Tu eri bambino e lo sai benissimo, viveva papà sì. E con mamma. Ora io voglio mantenere quella tradizione come me l'hanno lasciata a me. E io sto dando tanti di quei consigli ai giovani, agli adolescenti che sono oggi, che non riescono a capirlo. E purtroppo siamo costretti a fare tanti di quei sacrifici. Però vediamo tanti giovani qui che si divertono. Sì, ma perché sanno che io attacco. Comprendete? La passione è importantissima, io ho perso già la voce, la passione è importantissima, non c'è età purtroppo. Per danzare, per divertirsi, bisogna sempre giovane. Il cuore e l'anima per dar tutto ai giovani e a quelli che vengono da dietro. Buon divertimento allora. Maestro, grazie. Finalmente il suo lavoro si vede, tutti possono ammirarlo. Beh, anche quest'anno con non poche difficoltà siamo riusciti a fare qualcosa di bello. Filippo, è bello che non è come un prodotto, diciamo, normale, che uno lo ammira. Questo invece provoca divertimento, passione. È il carnevale di San Michele. Noi con poco siamo riusciti a fare una cosa abbastanza grande. Poi c'è la fantasia pure, no? E certo, certo. Tutto ruota intorno alla fantasia, al divertimento, alla gioia, a quello che una persona riesce a fare con poco, con niente, con poco. Abbiamo fatto una cosa molto molto bene qua a San Michele. Una grande soddisfazione. Beh, certo, per noi sì, ma anche per la gente, perché la partecipazione della gente è tantissima. Come vedi la piazza è piena di gente che vuol divertirsi. Ora aspettiamo i gruppi mascherati per partire. E certo, adesso fra poco partiamo. Fra qualche istante dobbiamo partire. Ci incontreremo più in avanti. Buon divertimento. Grazie, altrettanto. Buona sfilata. Grazie, altrettanto. No, ma perché questo signore non vuol mai parlare? Non voleva parlare, perché non vuoi parlare? Io sì, molto bene anche. Ma è lei che gli ha conciato i capelli in codesto? È stato uno shampoo sbagliato questo, ma... meno male che non sono corna. Anche quest'anno la pentolaccia, sì, siamo sì, a? Anche quest'anno. Siamo. La sezione.
alla sesta edizione. Sì, sì, la sesta edizione. E quindi che c'è all'interno? Che c'è? È tutto un segreto, rimane tutto per la fine, per i bambini. A fine sfilata si apriremo in piazza. Ma dove vanno? Dove stanno andando questi due amici? Questi qua vanno dove ci sono le persone per fare una foto con la nostra cornice. Ah, e andiamo dall'altra parte, andiamo dall'altra parte. Scusate, siamo fuori schermo. Certo. Noi eravamo fuori schermo. Certo, adesso siamo. Ora sì che stiamo bene. Scusi, guardi i miei capelli perché io ne ho pochi, non sono come questo giovanotto che è tutto ricciolo. Se vuoi te li appoggio, io li sto perdendo i capelli. Ti appoggio questi. Non so, mi devi dire qual è lo shampoo a cui facevi riferimento prima. Chiedere a mia moglie, quella che ti sta. È lei che ti cura, che ti cura dalla testa ai piedi. Sì, sì, è vero. E mi ha mantenuto bene, è vero? Direi sì. È vero, ci tiene. Sì. Ma solo per la sfilata? No, facciamo anche altre attività, quindi lo devo tenere bello in allenamento, altrimenti già i maschi come... Con i maschi adesso? I maschi in generale devono essere un attimino tirati e quindi come vedrete poi il carro della nostra associazione, la Pubblica Assistenza San Michele, vedrete che quest'anno abbiamo dedicato un carro un po' più piccolino rispetto a tutti gli altri anni, un carro tutto in rosa dedicato alle donne. Lo vedremo più in là. Infatti, ma questa signorina ha un viso, non lo so. È uguale alla mamma. Uguale alla mamma? E del papà? Nulla? No. Dici la verità. Una cosa bella del papà, una sola cosa ci devi dire del papà. Che è molto generoso. Ti dà il bacino. Molto generoso. Molto generoso. Ti dà il bacino, la buonanotte. Sì. Facci vedere come dai il bacino tu a papà, facci vedere. Brava. Sì. Scusi, lei è abituata ai piani alti, infatti, come mai è caduta così in basso? Perché mi hanno detto che è consigliabile fare attività fisica, quindi devo camminare molto e so già che quest'anno ci sarà la vendetta di tutte le persone che ho torturato con i coriandoli. Quindi ho le scarpe da ginnastica pronta a correre. Ha cambiato gli occhiali? Io in base all'abito cambio gli occhiali. E questo, chi è? Chi è lei? No, io non sono un esperto. Allora, chi sono io, Vale? Minnie. Chi? Minnie. Chi è questa Minnie? Guarda, chi è questa Minnie? Anna. Anna e Minnie, io sono quella originale. Anna. Anche quest'anno ci riempiono di coriandoli, ma è possibile ogni anno la stessa storia? In realtà gli altri anni la colpevole ero io. Ma quest'anno, ahimè, lei patirà le pene come le patirò io con i coriandoli di tutti quanti. Grazie. Non troppo... si avvicini al nostro carro perché comunque un po' di coriandoli ce li ho sempre. Grazie, farò attenzione. È una bella giornata e tutto va bene. Qua bisogna trasferire le tradizioni, la passione alle nuove leve. Eh sì, specialmente a mio figlio. Ah. Diamo la parola a mio figlio. Chi è? Come ti chiami? Stefano. Ma tu hai fatto qualcosa? Andiamo più qui, vieni più qui, andiamo più in là. Cosa hai fatto di questo carro? Ho aiutato papà. Ho aiutato papà. Dici la verità, hai solo guardato? Sicuro? Sì. Ma papà è bravo? Sì. Una volta facciamo parlare Giuseppe. Cosa devo dire? Lui. Che cosa deve dire lei? Lui è il maestro, io sono solo. È possibile che lei non ha fatto nulla? Ho fatto questo, tutto questo. Ah, sì, ma lui è il direttore, io seguo solo. Lui è il maestro cartapestaglia. No, anche lui mi ha dato una mano quest'anno. Diteci che cos'è questo carro, che rappresenta? Thomas, il trenino della felicità. Io siamo felicissimi. Noi vedo tutti sorridenti. E noi siamo felicissimi a prescindere. Quanto tempo va via? Un paio di mesi. Un paio di mesi. E Madonna. Si dice in dialetto.
l'idea, come viene l'idea? È stato mio figlio che ha voluto fare. Tu hai avuto l'idea. Mettete, guardate la telecamera. A lui parte l'idea, noi siamo gli esecutori. E i colori, come si fa con i colori? I colori è lui, è sempre lui il. Le tinte belle vive. Sì, sì. È un maestro vero, C'è bisogno di qualcosa in particolare per renderle così efficaci. No. La carta assorbe parecchio, no? La carta no, là si passa la carta del gemello. Sotto e non assorbe. Lei sa che potrebbero fermarla per il test del palloncino? I palloncini ce li ho tutti nella cassetta là. Ce li faccio vedere. E tu lo sai. Grazie, io devo andare, che devo partire. Buon divertimento. Grazie anche a lei. Ma ti piace questo personaggio? Sì. Ti piace? Cosa ti piace del personaggio? Cosa? Perché è sempre allegro. Spostiamoci un po'. È sempre allegro. È sempre allegro. Se tu dovessi scegliere una maschera, che maschera indosseresti? Farinella. Perché? Perché mi piace. Mi piace Farinella. Buon divertimento, ci vediamo più tardi. Ok, ciao. Vuoi dare qualcuno? Ciao mamma. Mamma, il nome, solo il nome. Rosa. Mamma Rosa. Signora bella, chi è lei? Io sono sempre quella. Quella dell'anno scorso, ma è diventata più bella. Sì, Arlecchino. Più colorata. Più colori. È vero? Sì, sì. Che stanno facendo qui, attorno? Che fanno? Intorno, stanno con l'omino curte. Stanno giocando con l'omino curte, a fare la tarantella. Il signore coi baffi, chi è? Quello? No. Ah, quell'altro, uno del coro. Come si chiama? Antonio, Tonino. Antonio. Sì. Che gruppo è questo? Gruppo? Lo sposo. Gruppo cantore, com'è? No, uno che canta con noi, nel gruppo. Antonio sta perdendo la cintura nera. Sì, no, non è che sto perdendo, sai, ballando automaticamente si scende un pochettino, sai. Voi chi siete? Noi facciamo parte tutti del coro di San Michele, di Bari, compreso il nostro maestro, e quindi allora ogni anno ci organizziamo per poter fare una bella mascherata tutti insieme. Ma lei quando canta, la nota bassa o la nota alta? Io sono tenore, sono io. Tenore, alla faccia, complimenti. Grazie. Sì, non sembra, vero? Non sembra, ma... Forse però perché maschera. Dammi del tu però, non del lei. È vero, sta male del lei. Chi ci devi presentare adesso? Questo signore. Sì. Questo signore che. Francesco, vieni qua. Ecco. Guardi che non gonfia la farina qua. E la vedo un po' spompatina. Che è successo? È da stamattina che sta facendo le prove. È vero. Sono raffreddato, ma le prove non mancano. Faccia vedere. Ah, quando vuole funziona. Si può presentare una donzella. Qua ce ne abbiamo quante ne vogliamo. Una qualsiasi. Una donzella. Donzelle. Questa è una. Chi è lei? Io sono una ragazza di 19 anni, mi chiamo Elena. E che fa nel coro? Nel coro non partecipo in realtà al coro, non canto in coro. Ah, non canta lei? No. Ma come? L'unica. L'unica che non canta mi ha presentato. Ma stiamo cercando di fare. Ha fatto lo scherzo di carnevale. No, è una cregata. Chi è la mamma? Come c'è la mamma? Lei canta, e come canta, è vero? Canta e suona. Insomma, benino. Anche a casa canta, andiamo avanti. Voglia, sì, si fa sentire, vero? Molto, come la mamma è sempre la regina della casa. Assolutamente. Che bei complimenti che le ha fatto sua figlia. Elena,
è molto gentile, il figlio invece mi ritiene una mamma che così grida da spaccare i vetri, guardi che note che tocco, così alte. No, 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 tutto bene, buon divertimento a tutti. A voi, grazie. Grazie. Altro gruppo, noi stiamo col grillo parlante. Sono i bimbi più grandi. È arrabbiato, perché ha questo colore oggi? No, non è un'arrabbiatura, è un colore naturale, perché siamo i grilli parlanti della favola di Pinocchio. E in questo caso abbiamo fatto il nostro slogan e noi stiamo col grillo parlante perché i Pinocchi hanno smesso di dire bugie, vorrebbero smettere di dire bugie, ha detto diciamo bene. Così. E danno retta al grillo parlante invece che stringere il sodalizio con il gatto e la volpe. Sì, e questo signore che chi è? Questo signore è un altro grillo parlante. Un altro grillo parlante. Siamo il grillo parlante B. C'è un grillo buono e un grillo cattivo. No? Qual è il buono dei due? Penso lui, io sono quello cattivo. Diciamo che siamo la stessa faccia della medaglia, quindi a volte sono io il cattivo, a volte lui il cattivo. A volte io il buono, a volte lui il buono. Ci presentate qualcuno o qualcuna? Venite qui. Allora, loro sono genitori del gruppo che hanno voluto accompagnare i loro figli e si sono vestiti anche loro da Pinocchi che hanno smesso di dire bugie. Di San Michele siamo noi. Siamo tutti di San Michele? Siamo, sì, tutti di San Michele. San Michele. Ma il suo nome? Rachele. Rosa. Isa. L'anno scorso ci siamo incontrati noi, no? Non ci siete, non c'eravate? Eravamo l'anno scorso anche. Sì, sì. Che gruppo eravate? Gufetti. E quindi lei non c'era forse? No, no, lei non c'era. E i bimbi se ne vanno, sì. Le mamme, i bimbi se ne vanno. È vero che non dite più bugie? Qualche volta sì. Ma no, viene spontanea? È vero? Sì. Poi bisogna confessarsi però, eh. E anche tu hai detto qualche bugia. Hai vedo che hai il pinocchietto. No, non credo. No, sei buono. Buonissimo! Bravo! E voi, e tu? Tu hai detto bugie? Qualche volta. Hai detto le bugie tu. Ho visto che c'hai il nasino lungo. Tu chi sei? Vito. Vito, e il nasino perché non ce l'hai più lungo? Che è successo? Boh. Prima dicevi le bugie, adesso ne dici più. All'altra parte chi c'è? Dall'altra parte chi c'è? Non lo sai, chi è che sta di là? Chi è? Una. Chi è? Ce la vuoi che. Presentecela. Chi sei tu? Deborah. Deborah? Ti sei stancata, Deborah? Sì. Ma stai dicendo una bugia o è vero? È vero. Chi è la mamma che adesso glielo vado a dire? Chi è? Quella, andiamogliela a dire. Scusi mamma, sua figlia ha detto che si è stancata. Ah, già l'ha detto. No, ma non so se ha detto una bugia o meno, veda lei. No, ma vedo. Chi è il portavoce di questo gruppo mascherato? Nessuno parla, che è successo? Che fa? Dove andate? Dove andate? Io vorrei sapere adesso. Qui c'è scritto mangia mangia, vero? Che proponiamo? Siamo della scuola Le Rondinelle dell'Aquilone e l'asilo ai piccoli dell'Aquilone di Valenzano. Da Valenzano siete venuti? E anche da San Michele. Io di Valenzano, di Capurso. Turi. Delle due scuole. Però vi vedo magre e quindi voi non mangiate? Noi diamo da mangiare ai bambini. E tu chi sei? È la figlia di una maestra. I bimbi della nostra scuola sono qui dietro perché sono piccoli, sono di nido. E lei? Sì, prego. Dell'Aquilone? Sì. Cioè, ci dica. E siamo dell'Aquilone, le rondinelle dell'Aquilone di San Michele. Quindi? Facciamo parte della scuola dell'Aquilone. E
quindi anche l'anno scorso c'eravate? No, non eravamo ancora aperti, perché in realtà siamo aperti da febbraio qui a San Michele, febbraio 2018. Siamo due scuole, i piccoli dell'Aquilone di Valenzano e l'asilo Le Rondinelle dell'Aquilone di San Michele. Quindi facciamo parte, abbiamo deciso di fare questo carro sulla buona alimentazione perché è uno dei nostri fondamenti delle nostre scuole. È preparata la signora? Prego? La signora è preparata? Molto, sì. Ha preparato un discorso. Allora. No, noi speriamo di dare sempre il buon esempio. Abbiamo intenzione di portare i nostri bambini sulle loro tavole, almeno per quanto riguarda l'asilo e il mangiare sano. La nostra cuoca dell'asilo di San Michele, speriamo che i genitori siano contenti. Far mangiare bene il miglior possibile i bambini. I sani, genuini, di verdura, certo, è tutta roba di qualità, di prima scelta, sicuramente. Importante, importantissimo. Molto importante, sì. E lo fanno anche con questi momenti di divertimento. Certo, penso che nel divertimento il bambino possa comprendere meglio quello che è ovviamente la nostra idea che portiamo avanti. Al di fuori dei soliti canoni didattici. Beh no, anche questo fa parte della didattica. Il bambino deve imparare innanzitutto a saper mangiare bene per poi poter fare tutto il resto meglio. La vita, giustamente. Quindi il menù, ci dica un menù. Il menù è stato stabilito ovviamente dall'azienda sanitaria locale ed è il menù adatto a bambini che hanno già compiuto lo svezzamento fino ai 3 anni d'età, perché il nostro è un asilo, quindi dai 3 mesi ai 3 anni. Ricco di frutta e verdura soprattutto per i nostri bambini. D'altronde nel nostro territorio non manca. Sì, infatti, a noi non mancano. Buon divertimento allora. Grazie mille. Buonasera signora, che sono queste piantine, queste mimose? Dico, che farete con queste mimose? Li diamo ai bambini. Regalare. Ah. I bambini. Si regalano. È la festa della donna, almeno facciamo una cosa. Noi siamo state sempre gentili. Prego. Che quando sono passate le maschere siamo andate sempre. Grazie. Alla mia, io la me ne vado sopra alla terrazza. La signora si sta divertendo. Bellissimo, bellissimo, sì. Anche vedere a voi siamo bellissimi. Signora, come va signora? Sì, abbastanza bene. Ci divertiamo? Sì, tantissimo. È un problema. Adesso aspettiamo che arrivino i bambini. Certamente. La mimosa e i popcorn. Popcorn e caramelline. Sì, caramelline e pure dolcetti, se possono offrire. Sì. Arlecchino, l'ho pizzicata mentre lei esce dai ranghi. E beh, qui è il momento in cui veniamo rifocillati. Tu come hai visto, ci sono delle signore che di loro spontanea volontà distribuiscono caramelle, lattigini, fiori, di tutto e di più. Quindi questo è un momento che ti volevo appunto far vedere, perché è uno dei momenti più belli, secondo me, dei più belli della festa del carnevale dei ragazzi. Quindi, tu hai assaggiato? Ce le hai? Ah, ecco. Cos'è questo? Dovrebbe essere un dolcetto fatto in casa di pasta di mandorle, dovrebbe essere. La signora. Sicuramente. Questo è ottimo. Quindi mangia. Vediamo, mangia. No, adesso non posso. Vai, presidente. Delegato. Scusi, come si chiama quel signore? Si chiama Carlo. Carlo. L'Arlecchino Carlo. Arlecchino Carlo, vieni. Sta dando da mangiare i coriandoli all'asinello. All'asinello. Sì. Allora, dici, cosa hai fatto? Franco, bravo! Franco, cosa hai fatto quest'anno? È un po' di tutto, dall'acqua fresca fino alle cose grandi. È stato difficilissimo, può sembrare una piccola cosa, ma è stato molto molto laborioso, molto difficile. Ci ha comportato molte energie, molto tempo, che non abbiamo tra l'altro. Abbiamo tolto tempo al lavoro e alla famiglia, però abbiamo fatto questa piccola manifestazione che ci teniamo ogni anno a farla, a continuare a farla.
i bimbi si divertono tanto. Beh sì, sì, sì. Beh, soprattutto sono quelle e ci facciamo trascinare anche noi dall'entusiasmo che hanno loro. Vedo, ammirano i carri, sono curiosi. Sì. Qualcuno a bocca aperta. Sì, ripeto. Navigliato. Per noi comunque sono piccole cose, che comunque sono piccole grandi cose. Speriamo in futuro, ci vogliamo continuare a migliorarci senza fare cose, senza strafare nel nostro piccolo. Buon proseguimento. Grazie. Mi sono dimenticato, come si chiama? Antonio? Scusi, Antonio. Tonino, sì, Tonino. Noi ci siamo già visti. Sì, ci siamo già parlati anche. E cosa ha detto prima che mi sono dimenticato? Il mio problema? No, non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema? No, è soltanto sì. E per, secondo lei perché ce l'hanno con noi che ci buttano tutti questi coriandoli? Ma perché mi dà del lei? Io l'ho detto l'altra volta. Ah, quindi del... lei è quello di prima? Prima, sì. Dammi allora, dimmi, perché ci buttano i coriandoli? Vabbè, per carnevale, sa, ogni scherzo vale, per cui bisogna sempre... Ma quella signora che ci guarda con una certa occhiata particolare. Lo sguardo trucido? Sì, la qui, conosci? Quella con il cappello rosso? Sì. Dovrebbe essere mia moglie. Andiamo a trovare. Sì, andiamo a trovare, sì, andiamo a trovare, mia amore. Signora Carmela, sul più bello, lei è scappata via, venga qui, abbi pazienza. Sì. Niente, stavo parlando del... Il signor... Sì, di... stavamo dicendo, quando si toglie il, la maschera, il costume, è uguale, è così simpatico, è pesantuccio. No, no, alterna momenti simpatici a momenti di pesantezza. Ma, comunque linea di massima è sempre è simpatico. Ma ha sempre portato il baffo? Sì, sempre. Cioè, io lei piace il baffo? Io l'ho conosciuto col baffo e credo... È l'ipotesi che domani venga senza baffo, le fa no, lo scherzo di carnevale. Brutto. No, no, è brutto, è molto meglio col baffo. Quindi sa come senza baffo? Sì, sì, ci ho provato una volta a toglierlo e quindi... È rimasta così male. Ti abbiamo detto che è più bello col baffo. Le tocca, grazie, complimenti. Ti tocca. Sì, complimenti a mia moglie perché effettivamente è così. Quindi, una volta me lo tossi il baffo e mi gridò. Disse, quindi non... mi raccomando a curare il baffo. Ovviamente, no, anche è genuino, non è che sia, voglio sì, dire. Sì, ho capito. Gli anni passano, bisogna curarlo. Lo so, il baffo va curato. E quindi va tenuto bene in forma. Bene il baffo. In forma, sì. Sempre. Ha il figlio che comunque è parrucchiere, un coiffeur e quindi glielo sa, glielo sistema. Stare bene mio figlio, quindi. Sistema. E quindi, sai. E quanti figli avete? Io, noi ne abbiamo due. Tutti e due maschi? No, un maschio e una femmina. Ah, e lì tu sei così fortunato di avere la coppietta. Certo. Ho anche due splendidi nipotini. Anche i nipoti? Siamo già nonni. Poi ci raggiungeranno. Sì, anche sì. I nipoti, eppure non sembrate. Nonni. Io mi davo 50 anni a testa. No, un pochettino di più. Qualcuno in più, ce n'è qualcuno in più. Io sono 63, per cui 63. 63 anni, sì, sì. E sarà per il baffo che sarà per il baffo che mi rimane sempre giovane, per cui oppure sai. La moglie, e la moglie. Ovviamente, certo. E la moglie. Sicuramente dicono che cucino bene. Comunque l'allegria fa bene. Certo. L'allegria, il sorriso, certo. Essere allegri e contenti, sì, fa bene. Fa molto, ma quindi molto. Allegria. Sempre allegria, sempre. I guai bisogna lasciarli da parte perché non servono, quindi non cioè a uno anche se magari vedi qualcuno che si arrabbia, quello dico, ma che te la fa fare, scusa. La vita è bella, un sorriso, una come ti devo dire, anche venendo in chiesa, cantando con noi, ballando con noi, che adesso stiamo facendo il canto, poi il canto poi ti aiuta direttamente, quindi sai. Quindi. Aiuta l'anima, è vero, aiuta l'anima il canto. Sì, è sì, vero. Sicuramente. Complimenti. È un momento molto, molto bello quello, quando condividiamo quei momenti che siamo insieme con il gruppo. Signora, io capisco che lei deve guardare suo marito, ma vede quanti amici ci sono lì. Lasci stare suo marito ogni tanto. Ogni tanto devo guardare loro. Salutiamo i nipotini. Ciao. I nipotini. Ciao Simona, ciao Andrea. E i figli. Vi voglio un mondo di bene. E i figli. E anche i figli, Alessio e Rossana. E non ha amici, non so, da qualche altra parte. Un compare, una comara. Amici tanti, per cui siamo tanti. Rimaniamo sempre con la. Saluto la mia mamma pure, ecco, sì, saluto la mia mamma che. La bisnonna. Sì, la bisnonna, sì. Sì. Si è emozionata sua moglie? Un po', sì. No, ma è sempre così e quindi... No, siccome pensando alla mamma si emoziona. No, sì, certo. Lei va d'accordo con la suocera? Sempre, sempre. Non posso dire niente alla mia suocera, grazie a Dio. Quindi. Se non ci fosse stata lei nei primi anni di matrimonio, non... è un aiuto morale, materiale, tutto quanto. Quindi. Bene, mi fa piacere. Buon divertimento. Grazie.
Ragazzi, chi siete voi? Noi siamo gli scout. Di San Michele 1. Andate. E tu chi sei? Chiara. Chi? Chiara. Non si sente. Chiara. E tu? Scuro. Angelica. E che ci fai qui tu? Che cosa è questo? Otto di cuori. Otto cuoricini. Otto di cuori. E tu? Vita. Francesco. Tu stai mangiando due caramelle. No, una. Una sola, sicuro. Il capogruppo, dove è andato? Il capogruppo sta da quella parte. Come si chiama? Si chiama Domenica Milillo, noi Domenico. La chiamiamo. Domenica Milillo. Domenica. No, qual è la con la corona? La regina di cuori. Sì. E lui chi è? Lui è il nostro. Giuseppe. È il nostro. Siamo famosi. È il nostro come dire, capogruppo. Si chiama Giuseppe Bianco. Noi lo vediamo un po' in giro e ci sembra un marocchino. Cioè. Forza gli scout! E tu chi sei? Cristian. Che cazzo è questa? Passo di quadri. Sì, sì. Siamo famosi. Cuore, 5 di cuori. Sì, 5 di cuori. 3 di fiori. Siamo ricchi. Ma dovete vedere come ci pagano i diritti d'autore. Vero? Bello! Mi stai divertendo? Sì, tantissimo. È bellissimo il carnevale di San Michele. Ti piace? Sì, perché si va a ballare. Al festino. Al festino. Si fanno piace ballare? Vai, sì. Piano. Poi correte. Capo? Scusi, capo. E lei il capo? Sì, siamo tre. Ha delle belle carte. Sì, lo so, ne siamo consapevoli, diciamo. Il vostro gruppo, gli scout? Noi siamo scout, sì, lupetti, la fascia più bassa d'età degli scout, diciamo. E rappresentiamo Alice nel Paese delle Meraviglie. C'è Alice da qualche parte, forse sta... Ecco Alice è lì. Alice? Sì, Alice nel Paese delle Meraviglie, San Michele è il Paese delle Meraviglie, no? Ma con queste meravigliosi. Meravigliosi, guarda che carte meravigliose. Stupendi. Bellissime. Ragazzi, perché avete i piatti in testa? Perché ciambella, però mia madre se l'è presa che era pesante. Bella tu. Perché mia madre se l'è presa. Senti il referente qua, chi è? Con chi posso parlare? Chi ci deve spiegare chi siete voi? C'è uno che rappresenta il gruppo. Valeriana no. Valeriana? Sì. Valeriana? Valeriana. E ci siamo già visti? Sì. Dove? Prima ci siamo già visti. No, non penso. Questa è la prima volta che lo vedo. Meno male, è la prima volta. Ma lei che cosa ha in testa? Cibo preferito è un cupcake. Oggi sono senza voce, purtroppo. Ma è pesante. Sì, però regge bene, l'ho messo bene sul piatto. Regge bene sul piatto. La vedo riflessiva, che è successo? Sì, ci stiamo divertendo, noi vogliamo divertirci. Non mi sembra una maschera timida. No, è vero? Sono team. Appunto, e ci dica, questi bimbi chi sono? Questi? Noi siamo il gruppo di Azione Cattolica dei ragazzi, ACR, e siamo tutti insieme qua a sfilare. E quindi vi siete organizzati con un po' di tempo? Sì, abbiamo fatto queste tovaglie
E poi in testa abbiamo il nostro cibo preferito. Ci piace così perché è il nostro tema di quest'anno, ci prendo gusto. Ci prendo gusto e quindi noi gustiamo insieme tutte le cose belle della nostra vita. E anche questa è una cosa bella, cioè divertirsi. Divertirsi tutti insieme e gioire insieme per questo tempo di carnevale. Vi hanno aiutato anche i genitori dei bimbi? Sì, certo, sono stati molto collaborativi. Ci hanno aiutato a fare il piatto, la tovaglia, ci hanno aiutato. E loro due che vanno avanti, fanno parte del gruppo? Chi? Tutti quelli con le tovaglie fanno parte del gruppo. Qua ci sono misti, genitori, bambini, giovani, adulti, tutti ci siamo. Buon divertimento. Grazie anche a voi, grazie. Salve, ti stai divertendo? Noi ogni tanto ci vediamo, eh? Sì. È vero? Ci siamo visti anche l'anno scorso. È vero? Buon divertimento. Grazie. Abbiamo visto acclamare, che è successo prima con la referente del gruppo? Che cosa è successo? È che lei si vergognava a parlare e allora ho mandato lei. Ah. Ed era tutta tirata, tutta in ansia nel poter parlare alla televisione. Questo è successo. Eppure ha detto che non era una maschera timida, non è timida. No, non è tipica questa maschera. Questa maschera tipo rappresenta la tavola imbandita. Perché abbiamo voluto far rappresentare i ragazzi quello che loro vorrebbero mettere sulla tavola per ospitare una persona loro cara. E quindi abbiamo detto: cosa vi piacerebbe mettere, offrire a una persona cara sulla tavola della domenica? E questi sono i risultati. C'è di tutto, dalla pasta al forno al pollo con le patate, alla pasta con gli spaghetti, al dessert, c'è tutto. Bene, buon proseguimento e buon appetito. Grazie anche a voi. Ritrovato Alessandro, come stai? Bene, bene, voi? Ho visto che ti hanno, come si suol dire, consolato. Sì, riempito. Non ti hanno risparmiato. Assolutamente, ce li ho anche dentro. Vogliamo sapere i particolari. Esatto.
Edizione bellissima, no? Stai divertendo? Molto, sì. Cosa ti è piaciuto fino adesso? Senti, a me piace, mi è piaciuto molto il carro della Prologo, nel senso, perché comunque c'è anche il nostro Wayman Kurt, credo, in giro, eccolo qua, da qualche parte. Poi, insomma, tanti colori. Io vedo i più piccoli, gli sguardi sono allegri, meravigliati, incuriositi, cioè guardando negli occhi piccoli si potrebbe fare un film senza parole. Esatto, ma più che altro è una cosa che negli anni si stava perdendo, il fatto perché c'è molto giudizio anche da parte dei genitori di non voler... Scusate l'intromissione, però ci vuole, è troppo pulito. E quindi non si possono dire le parole. No, esatto. E quindi probabilmente in quello, nel senso, si è ritornato a non avere più giudizio, e quindi i bambini sentono questa cosa, però fighissimo, molto bello tutto, sì. Grazie, buon divertimento. Ciao. Ciao Alessandro. Thank you.
5 a sinistra, mamma mia, è semplice e geniale, so che ti piacerà, la lega la spada, e vai su, vai su, no, e ciuffe, 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 io mi ne va, è come per magia, parla tutta la città, e ciuffe, 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 dai non ci pensare più, agganciati anche tu, ma credo, ma ciuffe, ciuffe. Saluti da San Michele di Bari. Che c'è
ora devo avere sempre in mano un iPhone. Allora, però vedo che tutti i Pinocchio del gruppo del catechismo non hanno il naso, quindi sono bravi e non dicono bugie. Bravi bambini, bravi. Ah, sta arrivando il trenino, sta arrivando. Infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. Nata nel 2000 ci ha detto. Dobbiamo al DJ una musica trecchina. DJ più allegra, vai. Guardi quei selfie che ti manda di nascosto. E pensi purtroppo vorrei ma non posso. E se adesso attacca un virus basta prendersi il ah, sono arrivate le maestre della senza trovare un porto. Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto. Che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo. E abbiamo completato il tragitto. Siamo giunti in piazza. Com'è andata? Beh, diciamo che il tempo ha fatto la sua parte, è stata una bellissima giornata, è stata è andata oltre le nostre aspettative, perché ho visto molta gente che si è divertita, molte persone mascherate, molti forestieri, noi li chiamiamo così, quelli che non sono di San Michele, quindi meglio di così credo che non poteva andare quest'anno e chiaramente speriamo un prossimo anno ancora più bello. Abbiamo ascoltato diversi commenti anche non solo dei protagonisti ma di qualcuno che era ai margini sul marciapiede, ammirava la sfilata dei carri, positivi. Beh, io spero che questi commenti siano stati chiaramente tutti positivi, spero che si siano divertiti. Ecco, siamo giunti in piazza, che cosa stanno facendo adesso? Vabbè, è chiaro che adesso c'è la vera festa, noi prima si sfila e portiamo il carnevale nelle case delle persone, per il paese, e adesso c'è la vera festa, c'è un momento di balli, non tantissimi, anche perché come sempre noi dobbiamo chiudere entro una certa ora, perché poi c'è la messa. Adesso ci saranno questi balli, ragazzi, i bambini si divertiranno, speriamo che ne rimangano tanti in piazza. Dopodiché ci sarà la pubblica assistenza che farà con il suo momento principale, che chiude la festa con l'apertura della pentolaccia, una bellissima pentolaccia, grandissima pentolaccia organizzata appunto dalla pubblica assistenza, e che è credo anche più grande di quelle di Casa Massima, non me ne voglio di Casa Massimesi, però noi l'abbiamo prima, questo momento ce l'abbiamo prima, però non abbiamo niente a che fare col carnevale di Casa Massima, nel senso che loro è più grande, più bello, più ricco rispetto al nostro, ma noi lo facciamo forse anche con più allegria e lo si vede dalla gente, dai sorrisi della gente. E giù i bimbi che aspettano l'apertura della pentolaccia. Eh sì, i bimbi adesso aspettano questo momento, perché dalla pentolaccia poi cadranno palloncini, altri coriandoli, ma soprattutto caramelle. Ancora buon divertimento e buona conclusione. Grazie, io voglio ringraziare chiaramente Telemaic, voi di Telemaic, perché ci avete aiutato nella crescita di questo carnevale, senza di voi non credo che avremmo avuto lo stesso risultato, lo stesso successo. E poi vorrei ringraziare tutti, dall'amministrazione comunale, dalla cassa di credito cooperativo che ci dà un contributo, anche l'amministrazione Netti a disposizione con noi, le forze dell'ordine, tutti i catechisti, gli scout, ACR, sicuramente mi dimenticherò tante persone, vigili urbani, ma tutti insomma, perché e tutte le persone che ci hanno prestato attrezzatura, non li posso nominare una per una, però questo carnevale, quando si parla di rete, la rete, si parla di rete di computer eccetera, di rete di associazioni, la nostra è una rete vera, una rete reale, in cui persone che non hanno niente a che fare con il carnevale ci prestano l'attrezzatura e noi senza di loro non potremmo fare nulla, quindi grazie a tutti quanti. Continuate a girare. Nel frattempo che stiamo facendo questo magnifico cerchio, vorrei farvi notare che è arrivata anche la pentolaccia. Pronti? 3, 2, 1, confusione! Car-
caro carissimo Arlecchino, sì. Qui ti devo fare un rimprovero ufficiale. Perché qua i carri chi li ha fatti? È vero, allora dobbiamo ringraziare. Chi li ha fatti i carri? Io no. I carri li ha fatti. Chi li ha fatti? Allora, i carri, prima di tutto c'è Filippo la Gavinese. C'era l'ombra. Filippo la Gavinese, che con la sua maestria realizza i carri, poi ci sono tutti gli altri, Franco Spinelli, Silvio Rossetti, Angelo il Fabbro, mi dimentico il cognome, Piero Liotino, Franco, ma non le ricordo tutti quanti, se no Vincenzo Monfreda con il suo carro, Lorenzo Denamo con un altro carro, oggi ha fatto un carro. Volevo ringraziare Don Nicolo, chiaramente, che mi dà questa possibilità di organizzare ogni anno questa manifestazione, questa festa, e voglio ringraziare anche, per esempio, non mi nomino mai Pierpaolo, che mette la musica, lo vediamo lì, poi inquadratelo quando potete, Pierpaolo Tritto. Vuoi ringraziare Arlecchino? E vuole ringraziare anche. Caro Arlecchino. Allora, Arlecchino, devo dire, quest'anno. Non possiamo ricordare tutti i nomi. Dulcis in fondo. Ringrazio effettivamente, la ringrazio. La Proloco, che quest'anno, nonostante ci siano delle comprensioni tra me e qualcuno della Proloco. Che ci potranno essere sempre, loro sono stati superiori a me, superiori alla mia cattiveria. L'emergenza, abbiamo messo un bel tappo, diciamo, a questa perdita. L'associazione. La pubblica assistenza, come no, faranno un bellissimo momento. Arlecchino, tu sei proprio una maschera, sì. Io, dovete scusarmi, ma io sono un uomo normale, voglio dire, quindi mi dimentico delle cose, sto invecchiando, compatitemi. Guardiamo i carri, sono tutti sul perimetro della piazza. Beh, adesso assistiamo tutti quanti all'apertura della pentolaccia. Si sta preparando la pentolaccia. Dopodiché i carri andranno a dormire, andremo a depositare tutto appuntamento al prossimo anno. E diamo appunto, così ti lascio libero, perché sei stato gentilissimo a stare con noi tutto questo tempo. Diamo appuntamento al prossimo anno, se Dio vuole, e oggi ha voluto, mi vuole bene, sì. Mi vuole bene. Però faccio una foto a voi. Venuti bene? Credo di sì, io non vedo. Vedi tu? Quegli occhiali, è sfocata? Perfetta. Okay. Ti restituisco. Grazie. Alla prossima. Ci vediamo il prossimo anno, se Dio vuole. Vi aspettiamo, non lasciateci mai. Un bel gemellaggio tra me e voi, tra noi e voi, non tra me, tra noi e voi. Grazie. Ciao. Salutare! 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 Salutare!
adesso cosa c'è? Chitarra! Come suonate la chitarra? Vediamo, vediamo la chitarra! Bravissimi! Con le mani adesso! Su, 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 su! Sexy.